E siamo pronti per intervistare un'altra band inedita che speriamo riuscirà a presentarsi sul palco della Vica Rock 2017. Ciao ragazzi, benvenuti. Voi siete? Skull Above the Cannon. Band inedita, ovviamente. Tu sei? Giulio. Cantante e chitarrista, se non sbaglio. Cantante e chitarrista, sì. Perfetto. Tu? Ettore, basso. Daniele, batteria. Daniele, batteria. Bene, allora ragazzi, che genere fate prima di tutto? Ma noi facciamo, diciamo, un alternative metal, quindi un metal molto contaminato di funk, prog, musica siciliana, musica elettronica, un po' di roba mischiata insieme. Bella sta cosa, insomma, la musica siciliana fra in mezzo al metal, al punk, eccetera, eccetera. Come mai avete scelto questo genere in particolare? Ma è quello che ci accomuna a tutti, sono parti di basso slappate, batteria un po' più sperimentale, sono cose che nascono automaticamente. Quindi non abbiamo deciso, facciamo questo. Ognuno di noi ha la propria personalità, fortunatamente, ed esce questo. Quindi, insomma, dal genio di ognuno di voi è venuto fuori. Dai, diciamolo, il genio ci sta, no? Bene, so che avete portato uno spezzone di un vostro pezzo, quindi lo ascoltiamo, così vi presentate a 360 gradi. A tra poco. Benissimo ragazzi, io insomma meglio di così si muore, la vostra presentazione è stata fatta, ora ultima domanda, per quale motivo la gente che ci guarda da casa dovrebbe mettere un like sul vostro video? Chi me lo dice? Chi parla? Tu. Ma ci provo. Ma se non altro per vederci dal vivo all'Avica, conoscerci, far sentire la nostra musica e poi ci passiamo una serata assieme, ci divertiamo. Bene, semplicissimo, velocissimo, abbastanza conciso. Ragazzi, io vi faccio un in bocca al lupo, speriamo di vederci sul palco dell'Avica. Invece poi vi aspetto ovviamente il 28, il 29 e il 30 luglio, Parco Antonio Neante di Via Grande, l'Avica Rock 2017. Ciao!